Questa solennità del corpo e sangue di Cristo, del nostro tributo a Dio per il dono dell'Eucaristia, segna il mistero centrale della nostra fede, che sì, Dio uno è trino, ma il Figlio si fa uomo per diventare questo pane eucaristico, che vuol dire ringraziamento al Padre per quello che ha fatto per mezzo di Lui. Perché qui noi riceviamo finalmente la congiunzione con la vita divina. È il centro di tutto. È molto interessante comprendere questo attraverso tutta la storia che ha preparato il dono di sé del Cristo. E poiché tutto l'Antico Testamento e la storia stessa di Israele è anticipo, profezia e in qualche modo istruzione del Dio che deve venire fra di noi, cioè il Cristo Gesù, tutta la vicenda della liberazione del popolo di Israele e del percorso nel deserto, nutrito dalla manna, è il segno che anticipa questo. È segno perché è un indicatore, dunque in sé non è perfetto, ma la perfezione è l'Eucaristia. Però quella vicenda ci aiuta a comprendere cos'è per noi l'Eucaristia. L'Eucaristia che è poco compresa, è poco amata, poco vissuta, specie adesso. Ora c'è l'Eucaristia, sicuramente fonte e culmine celebrata di tutta la vita cristiana e della vita della Chiesa, ha una premessa importante. La premessa è il perdono dei peccati per poter accedere all'Eucaristia, cioè alla comunione con Dio. Sono parole che vanno spiegate, anche se le usiamo tutti i giorni. E se noi le vediamo riflesse, anticipate, nel racconto dell'Esodo, dall'Egitto, cioè l'uscita dalla schiavitù, noi comprendiamo bene cos'è la nostra vita e cos'è l'Eucaristia. L'Esodo vede nell'esperienza viva, nella carne di un popolo, la situazione di schiavitù e di sottomissione a un altro popolo che non conosce Dio. Abbiamo la liberazione da questo popolo per poter servire il Dio unico e vero, e passa attraverso il Mar Rosso. E prima di questo ci sono tutte le piaghe che colpiscono l'Egitto. È una lotta del possesso di ciò che è di Dio con le forze del male. Questo viene simboleggiato da questa vicenda. La potenza politica, militare, ma soprattutto anche religiosa e spirituale negativa dell'Egitto tiene prigioniero il popolo di Dio. Così noi siamo prigionieri del peccato. Prigionieri e al tempo stesso contaminati al punto tale che la vita di peccato diventa parte di noi e quindi siamo sedotti dal peccato stesso. Questo fatto viene fuori molto chiaramente quando, una volta passato il Mar Rosso, che segna come indicatore il battesimo, l'immersione nell'acqua, e quindi una parte cattiva rimane fuori, una parte invece viene salvata perché inizia una nuova generazione. Non è che sono buoni, è che Dio ha deciso così. Allora, la parte cattiva nel battesimo è tutto quello che afferisce al nostro peccato, alle nostre cattive inclinazioni e che noi volontariamente diciamo non vogliamo più far parte di questo. Cioè, noi non siamo più in Egitto. Noi non serviamo gli dèi, non serviamo il peccato, non serviamo il vizio. Gli egiziani rimangono tagliati fuori e dall'altra parte il popolo che ha deciso di seguire Dio attraverso la guida che è Mosè viene fatto uscire dalle acque indenne. Questo è il segno del battesimo. Muore l'uomo vecchio e inizia, e questo è importante, inizia a vivere l'uomo nuovo. Questo uomo nuovo però è ancora con i ricordi dell'uomo vecchio. Pensate, cito solo un episodio, quando Mosè sta per ricevere i comandamenti sul Sinai e sta tardando, 40 giorni rimane su,
comincia a esserci una prima ribellione e si ritorna all'adorazione del Dio, il vitello d'oro che si fabbricano, del Dio che si adorava, uno degli dei che si adorava in Egitto. E questo è il Dio che ti ha portato fuori, dicono. E anche il fratello di Mosè, Aronne, cade nella trappola, no? Per dire c'è sempre un voler tornare indietro. E questo è il nostro voler tornare indietro al peccato da cui ci siamo tirati fuori con la volontà del battesimo, quando abbiamo fatto le rinunce a Satana e la fede in Cristo. Questo tempo nel deserto per il popolo di Israele corrisponde al tempo che noi trascorriamo, dato il battesimo, su questa terra. E lo dice qui Mosè, che alla fine di questo viaggio, lui non entrerà, ricordati, dice al popolo, di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni del deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi dentro, nel cuore, se avresti osservato o no i suoi comandi. Vedete che tutto il tempo le ribellioni sono tantissime durante il deserto, no? Sono le nostre ribellioni e le nostre tentazioni qui durante la vita. Per cui noi siamo tentati sempre a dire, vabbè, la fede è un'altra cosa, il mondo è il mondo reale e il mondo va in questo modo e se sono fatto così e se tutti fanno così anch'io perché no, non devo farlo. Siamo sempre tentati nel tornare indietro, come si dice in una frase, alle cipolle d'Egitto, che vuol dire là almeno schiavi ma si mangiava sicuro. La libertà costa il prezzo, un prezzo molto alto. E allora è quello che deve venire fuori da noi in questa vita, che è prova, è la nostra fedeltà ai comandamenti di Dio. L'andazzo è, non importa più la fede, non importa più la religione, o me la costruisco da solo la fede, i comandamenti di Dio, io sono a posto, no? Non faccio male a nessuno, faccio quello che mi pare. Invece Dio dice questo sì, questo no, e poi ti chiederò conto se tu vuoi seguirmi in questo percorso di purificazione che ha un altro scopo ancora. Una volta che il cuore viene scoperto puro, cioè fedele a Dio, nonostante tentennamente prove e tutto quello che ci sta in mezzo, allora c'è l'ingresso nella terra promessa, dove tutto diventa più facile finalmente, che per noi è la vita eterna, il paradiso. Nel mezzo, in questo cammino, c'è la scommessa di Dio di far vivere un popolo intero fatto da milioni, migliaia e migliaia di persone che devono essere mantenute tutti i giorni. Mantenere un popolo di migliaia e migliaia di persone nel deserto senza acqua né cibo, quindi col bestiame e tutto quanto, è una bella scommessa. Così che ci sono due tipi di miracoli, no? Uno è dalla roccia scaturisce l'acqua e loro si ritrovano questa roccia in tutte le loro tappe. E poi la manna, che è questo cibo che viene dal cielo, una specie di qualcosa che con la quale si può fare il pane, che non è un prodotto naturale, che si conserva per un giorno solo. Se uno ne raccoglie per due, per risparmiarsi la fatica di raccogliere, non dura. Solamente quella raccolta il venerdì durava anche per il giorno di sabato, perché il sabato è il giorno del riposo e del culto a Dio, il settimo giorno, che per noi è la domenica. Questo è il pane quotidiano. Per 40 anni un popolo intero diventa un miracolo e viene conosciuto da tutti i popoli intorno. Dio è con loro perché ci sono i manna gli dei, le grandi meraviglie che Dio fa. Quando c'è la polemica con Gesù, che dicono, quando lui afferma questo è il mio corpo, se voi non lo mangiate non avrete la vita eterna, Gesù fa proprio riferimento alla manna nel deserto. Quello che voi avete mangiato, o meglio i vostri padri hanno mangiato, non ve l'ha dato Mosè, ma il Padre mio. Ma il Padre mio vi darà il pane vero disceso dal cielo. E matura questo discorso con il Vangelo di oggi, il capitolo 6. Io sono quel pane. E qui entriamo in un mistero grande. Perché Gesù si fa pane per noi? Perché è un sacrificio di comunione.
Sacrificio vuol dire che quando noi mangiamo del pane che viene dal cielo, noi compiamo un atto sacro di ringraziamento a Dio per questo. Eucaristia vuol dire ringraziare, eucarizzo in greco. E ringraziamo Dio perché non solo si dà il pane quotidiano materiale, cioè si mette le condizioni, ma si dà quest'altro pane che invece fa, compie un innesto prodigioso dentro l'uomo nuovo che ha lasciato il peccato. Per quello noi diciamo, non si può fare la comunione se sei in peccato mortale, se non ti sei confessato, eccetera. Perché noi dobbiamo avere il rifiuto del peccato volontario e la volontà di non peccare più. In questo noi non siamo ancora perfetti, tutt'altro. Allora questo innesto attraverso l'Eucaristia diventa un innesto vitale che potenzia la nostra buona volontà che da sola non ha forza. Perché noi riceviamo la forza dello Spirito del Cristo perché siamo in comunione con Lui. Comunione è una parola molto usata, fare la prima comunione, purtroppo oggi la prima comunione per molti è anche l'ultima. Ed è un fatto. Prima comunione vuol dire, o meglio, la comunione con Dio vuol dire essere nella stessa volontà di Dio. Vuol dire che quello che vuole Dio, io lo voglio. Quello che Dio comanda è il mio comandamento perché riconosco che mi fa passare per una via difficile, ma che mi porta alla vita. Essere in comunione con Dio vuol dire dire no al peccato e allo spirito impuro, ed essere in comunione con lo Spirito Santo. Sia fatta la tua volontà, secondo il tuo spirito, che tu mi dai e mi suggerisci dall'interno. Non è solo simbolica. Il fatto di mangiare l'Eucaristia, cioè di assumerla col corpo, quindi una materia che viene assunta dalla materia del nostro corpo, trasferisce questo spirito di Dio che vive in noi e aumenta di volta in volta quella che è la nostra povera forza umana. Col miracolo dell'Eucaristia noi siamo in grado di vivere con fede e con lo spirito forte di Dio nel tempo della prova. Questi 40 anni che sono rappresentati dall'esodo degli ebrei uscendo dall'Egitto. Questa è la nostra vita. Allora siamo non solo messi alla prova, ma siamo forniti dei mezzi per la vita divina. E questo diventa la caparra, dice San Paolo, la caparra per ottenere la risurrezione. E lo dice Gesù, chi mangia questo pane, questo mio sangue, lo beve, costui ha e riceve dunque la vita adesso e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Per quale motivo occorre questo? Perché è costruito in noi quell'uomo spirituale giorno per giorno, che è Cristo che vive in noi, ma con l'adesione giorno per giorno della nostra volontà. Ed è un passo dopo l'altro, un giorno dopo l'altro. È un progresso il nostro vivere quotidiano qui. È un progresso nello spirito e così quando si consuma completamente l'uomo vecchio, cresce in noi e giganteggia invece questo uomo spirituale che è arrivato alla piena maturità. E dunque il passaggio sarà compiuto da Cristo che dice io ti darò la risurrezione di una vita che non morirà più. Questo è quello che corrisponde all'ingresso nella terra promessa. Quando noi dunque con questa solennità celebriamo il corpo e il sangue di Cristo, celebriamo la sua presenza reale e il dono che Lui fa in noi di questo essere in comunione con Dio, cosa che prima non era mai avvenuto. Anni e anni, centinaia di anni e millenni in preparazione di questo e noi siamo gli eredi, portatori e i testimoni di questa vita. Ci fu un congresso eucaristico, viene fatto ormai da più di 100 anni, dove il titolo era «Senza l'Eucaristia noi non possiamo vivere». E è illusoria quella vita che si fonda su se stessa e non sulla forza dello spirito. Quando le speranze umane vengono meno, lo spirito di disperazione è su di noi. Quando invece abbiamo lo spirito di Dio, anche se tutto butta male, se tutto è contrario,
noi abbiamo la forza di dire: eppure, Signore, io credo in te e tu mi dai la vita, perché questa vita è il passaggio di questa per entrare nella terra promessa. Questa è la speranza del cristiano e di questo noi viviamo, perché la parola del Cristo è la sua stessa vita che dà potenza alla nostra povera vita. Sia lodato Gesù Cristo.